In Otranto in passato sono stati costruiti e già da tempo funzionanti un gran numero di hotel. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Attualmente è previsto un programma per la costruzione di nuovi alberghi. Ad oggi già ne sono stati realizzati parte. Dentro la città, nella strada principale del centro urbano, la vita palpita fra i tanti negozi. Il processo demografico e la trasformazione delle strutture sociali vanno correlate alla situazione economica in Otranto, che con l'apporto dell'enorme espansione del turismo ha fatto indubbiamente un balzo in avanti, registrando così un rapido sviluppo. Le licenze di commercio, le strutture di moderni negozi hanno dato un enorme impulso alle attività già preesistenti dell'artigianato locale, di cui i negozi sono stracolmi, dando la possibilità ai turisti di acquistare, fra i tanti oggetti, un ricordo del Salento e di Otranto in particolar modo. Stasera, che sera, restare tutto il prospiciente al lungomare Kennedy vi sono due stabilimenti balneari con sabbia fine e bianchissima. È sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore col mendicante, non scordarsi mai però. Queste spiagge sono preferite e frequentate dalla maggior parte dei turisti, mentre altri preferiscono la scogliera alla sabbia. Verso il faro, nella lingua di terra denominata punta, vi è un altro piccolo stabilimento balneare che può accogliere un buon numero di turisti. Qui viene gestito un buon ristorante dove vengono serviti piatti tipici della cucina locale e un bar ben attrezzato. Vivere ingenui nel nostro gioco, sazi d'amore ma contenti di poco, chiedere all'aria i suoi tesori. A 8 km a nord di Otranto si trova il baricentro degli investimenti turistici costituito dai laghi alimini. Questi si raggiungono fra foltissime pinete, macchia mediterranea e dune sabbiose. Fare il conteggio dei giorni passati, sapere adesso che non so. Il litorale antistante la zona dei laghi è costituito da vaste arenili con sabbia bianchissima, che ospitano diversi stabilimenti balneari, come questo denominato Spiaggia Azzurra. E poi il Lido dei Pini ed altri ancora, che si susseguono lungo tutto il litorale. La limpidezza di questo mare ha fatto sì che Legambiente premiasse Otranto con le 5 vele. Questo è il bel mare che offre Otranto. Nella zona del porto, costituito da un'ampia insenatura naturale protetta da una lunga diga,
si trova sia il porto turistico che il porto commerciale. Il porto può ospitare all'ormeggio diverse centinaia di natanti da diporto lungo le banchine della Lega Navale Italiana, come pure navi mercantili di medio tonnellaggio per i traffici marittimi con l'Albania. Alla banchina del porto sono ormeggiati anche un gran numero di natanti destinati alla Guardia Costiera, ai Carabinieri, alla Polizia e alla Guardia di Finanza. Questi apparati militari sono stati istituiti in epoca recente, a seguito dei noti episodi di sbarchi sulle coste pugliesi di extracomunitari. La Lega Navale ha provveduto ad attrezzare il porto di tutti i servizi, di alesaggio, di un'officina, eccetera. Vi è pure una scuola di vela e di sub. Il panorama del porto, visto dal belvedere dei bastioni che proteggono la città dal mare, costituisce un autentico colpo d'occhio.